tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono qui per filmare un video molto speciale perché Danny farà la nanna per la primissima volta nel suo lettino. In tanti mi avevate chiesto dove dormisse Danny, in realtà ha dormito con me fino a ieri sera, ma oggi è il grande giorno e quindi ci sposteremo nel suo lettino. Sì, guardo di qui perché Danny è seduto lì, tra pochissimo ve lo faccio vedere. Adesso sono circa le 19 e sto per preparargli la cena. Eccolo qua il mister, guardate un po' com'è stiloso oggi. Fatti vedere un po' Danny, allora abbiamo i calzini blu, i jeans e la maglietta dei Rolling Stone, wow! Senti, ma cos'è che fai oggi? Dov'è che vai a dormire? Nel letto. Nel letto di Danny? Sei contento, Danny? Forse non ha ancora capito bene. Comunque quanto mi piace questa maglietta. Allora, mettiamoci sotto per bene. Cosa mangiamo stasera, Danny? Il formaggino, è vero? Cosa guardi di là, Danny, amore? È qui la fotocamera, guarda, devi guardare qui. Guarda. Ecco, così, bravissimo. Allora, stasera menù davvero davvero delizioso. Mangiamo il formaggino. Che buono. Tra l'altro Danny non mangia spesso il formaggino, quindi vedremo insieme se gli piace o no. Speriamo di sì. Buonissimo il formaggino, è vero? Vediamo un po' come ti sta questa. Vediamo, vediamo. Wow! Ma è bellissima! Cioè, guardate un po', troppo bella! Che animale è quello, Danny? Elefante! Elefante, bravissimo! Il corso di italiano sta dando i suoi frutti, devo dire. Bravo, cucciolo! Prendiamo anche piattine con vaglietta. Qui c'è anche la tazza per bere. Usiamo questo, il piatto piano, cucchiaino e tovaglietta. Step 2, la pappa. Siamo esattamente davanti al frigo. Ed eccoci qua. Allora, questo è il formaggino che mangerà Danny e qui ci sono anche delle verdure che gli darò come contorno. Iniziamo a scaldare le verdure. Posso scaldarle tranquillamente tutte perché poi le mangerò anch'io. Ok, adesso che le verdure si sono scaldate, componiamo il piattino di Danny. Verde. Verde, bravissimo. Sono proprio verdi. Sì, forse dovrei utilizzare una palettina più grande, così potrei metterci dai 6 ai 14 anni più o meno. Però dai, tutto sommato ce la stiamo facendo. Guarda Danny, guarda che bel pezzettino. Verde. Verde, bravo. Proprio bravo. Ecco qua. Ed ora il formaggino. Questo devo semplicemente aprirlo. Eccolo qua. Ed ecco qui la cena del piccolino, gli ho messo anche l'acqua nel bicchiere. Ovviamente non gliene metto tanta perché ho sempre paura che la rovesci. Wow, guarda che buona pappa che ti ha preparato mamma. Guarda che buona. Dai, prova un po', questi come sono? Sono buonissimi, è vero? Sono buoni Danny? Bah, lo vedo abbastanza convinto in realtà. Non li ho ancora sputacchiati in giro, quindi direi che è un buon segno. Prendiamo anche un pochino di formaggino? Sì. Dai, un po' di formaggino e un po' di verdurine. Ah, guarda che arriva. Mastica bene. Com'è, Danny? Buono? Guarda un po' che arriva un altro cucchiaino. Beviamo un pochino, Danny? Tieni. Danny sta mangiando da solo, guardate un po' che bravo. Attento Danny, attento, non far cadere il cucchiaino. Non far cadere il cucchiaino che poi va tutta la verdurina per terra. Bravissimo. Bravo Danny, bravo. Sì, mi sembra che gli piaccia decisamente. Dai che prendiamo un po' di formaggino. Ecco qua il formaggino. Ma che bel morsettino che hai dato. Bravo Danny, così si mangia, proprio bravo, bravo. Sono proprio contenta che il piccolino stia gradendo la cena. Adesso mangiamo con calma, anche lui ci mette sempre un pochino a mangiare, ma va bene così. Guardate un po' che ha mangiato quasi tutta la pappa, bravissimo Danny. Ho appena lavato i piatti e adesso siamo finalmente in cameretta. Danny vieni qui, vieni amore, vieni qui che giochiamo. Passiamo un attimino di tempo in cameretta insieme a giocare subito dopo mangiato, così appunto non va subito a dormire, digerisce un pochino. Cos'è che vuoi fare piccolo Danny? Giocare con orso? Orso e cosa? E questo. Vuoi andare sul dondolo?
Sì? Sì, andiamo sul dondolo, andiamo. Pronto? Portiamo anche Orso? Sì. Sì, dai. Un orso e un fanciullino sull'alce. Eccoci! Questo bimbo e questo orsetto si dondolano da soli. Bravo, Danny! Come vedete, arriva proprio ai pattini di legno, quindi può tranquillamente spingersi anche da solo. Ma com'è questo dondolo, Danny? Ti piace tanto, vero? Ma guarda un po' che bel bimbo grande che sei. Bravo, sei attaccato bene, che già Matti è caduto una volta, non vorrei ripetere l'esperienza. Orso? Dondola, orso, vero? Prova a dire dondola. Dondola. Dondola, bravo. Bravo, Danny. Oh, è caduto orso. È caduto orso. Aspetta, tienilo bene. Ecco, così. Bene. Così mi sembra decisamente più sicuro. Siamo arrivati al momento pigiamino e ho deciso di far scegliere a lui quale indossare. Quindi adesso li prendo dall'armadio e poi lui farà la scelta. Allora, eccoci qui. Ho preparato i 3 pigiamini di Danny proprio di fronte a lui, così vediamo quale vuole indossare. È vero, piccolo? Dai, fai una scelta. Quale vuoi mettere? Allora, abbiamo questo con le righe, quest'altro con questo tessuto un po' particolare e poi abbiamo anche questo con i dinosauri. Non so se avete presente quei TikTok o reel di Instagram in cui ci sono i bimbi che scelgono il body della propria casata di Harry Potter. Ecco, questa situazione mi fa proprio pensare a quei video. Per orso... Orso, mette questo, ma guarda che devi sceglierne uno per te, Danny, è un pigiama per te. Quello lì a righe, Danny? Pensavo avrebbe scelto i dinosauri, sinceramente. Va bene, Danny, mettiamo quello. In effetti è abbastanza colorato quel pigiama, magari gli piace soprattutto per quello. Pigiama vincitore. Ci siamo spostati in bagno, ecco qui Danny sul fasciatoio, adesso gli metterò il pigiamino e poi ho preparato anche i suoi pannolini, ovviamente, perché dovrò cambiarlo per la notte. Anzi, prepariamone già uno, ecco. Taglia 6, non finiscono più, sono grandissimi. Cambiamo il pannolino, Danny? Sì. Hai fatto la pipì, Danny? Danny non risponde mai a queste domande. Infatti, secondo me, non ha ancora capito bene come funziona. Io sto sondando un pochino il terreno per iniziare con lo spannolinamento, però mi sa che manca ancora un po'. Aspetta, Danny, che spostiamo le cosine. No. Come no? Allora, togliamo la maglietta. Togliamo la magliettina? No. No. Scommettevo. Mettiamo questa bellissima magliettina del pigiama. Poi tra poco dovrò anche iniziare a cercargli dei pigiamini più leggeri, a maniche corte. Togliamo questi jeans, mamma mia. Ok. Cosa fai, Danny? Ti arrendi? Su le mani. Ti arrendi o stai andando in discoteca a ballare? Sì, qualcuno qui aveva proprio bisogno di un cambio. E che mettiamo il pannolino pulito. Cos'è che stiamo facendo, Danny? Stiamo facendo il video. Prova a dire video. Video. Bravo, video. 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 Eccoci qua, perfetto. Vediamo, dovresti volerlo su bene. Sì, direi di sì. Ok. Facciamo il body. E poi vado anche a prenderti un paio di calzini, Danny, perché li abbiamo lasciati di là. Vediamo un po'. Che calzini posso prenderti? Quelli azzurri? Ti piacciono? In realtà sono più verde acqua che azzurri. Ok, calzini presi, sono questi qui, guardate che belli. Copriamo un po' questi bei piedini. Piedoni in realtà. Dai, vieni, Danny. Vieni che andiamo di là. Su, forza. Bravo. E adesso è arrivato il momento tanto atteso di sistemare il lettino di Danny, lo vedete qui dietro di me. Nel frattempo Danny sta giocando in giro con Orso. Allora, eccoci qui. Come vedete ho già messo il lenzuolo sotto, quindi quello che copre il materasso. Qui c'è il cuscino a cui dobbiamo mettere la federa. E qui c'è il set di lenzuola che abbiamo comprato insieme da IKEA un sacco di tempo fa e che finalmente possiamo utilizzare. Che bello! Vi faccio vedere il cartellino interno alla federa, cartellone. 3 metri di cartellino. Per cominciare mettiamo la federa, che è perfetta. E voilà! Direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro, mi sembra super super carino. Ma che bello! Hai visto il tuo lettino, Danny? Bravo che ci metti Orso, bravo Danny! Allora, stadio 1, ci sta mettendo l'orsacchiotto, quindi direi ottimo per ora. Danny, vai a fare la nanna anche tu qui, eh?
Anche tu, non è solo per giocare questo spazio, fai anche la nanna. Vieni Danny, guarda. Orso. Sì, sì, vai anche tu con Orso, guarda, aspetta, aspetta che ti prendo. Ecco qua. Wow, ma che bello. Lascio che prenda confidenza con il lettino. Tra l'altro, trattandosi di un lettino montessoriano, è molto basso, come vedete, quindi lui può scendere e salire in totale autonomia. È proprio raso terra, come vedete. Danny, comodo, comodo. Proprio un bimbo grande sei, Danny. Wow. Chi è che fa la nanna qua? Danny, vero? Danny. Danny e Orso dormono qua in questo bellissimo lettino. Noi abbiamo le nostre tradizioni prima della nanna, vero? Cos'è che facciamo? Dai, racconta un po' cosa facciamo, Danny. Leggiamo un... libro. Libro, bravissimo. Leggiamo un libro, una bella storia. E poi beviamo il... il latte, vero? Questo del lettino è già un cambiamento importante, per questo almeno le abitudini le teniamo invariate, così lui si sente protetto e tranquillo. Qui ho già preparato il suo latte nel suo biberon. E qui c'è anche il libretto con una delle sue storie preferite, Piuma dove vai? Questa la leggiamo molto spesso, è la storia di un orsetto. E che ci mettiamo nel lettino? Vai! Ecco! Ecco, seduto bene, perfetto, e adesso tu sdraiato. Hai, forza Danny, puoi sdraiarti, è comodo, eccoti qua. Bravo, mettiamo le coperte. Ma com'è il lettino di Danny, è comodo, è morbido? Sì, morbido. Morbido, amore, piace tanto anche a Orso secondo me. Guarda un po' cosa ti dà la mamma, il tuo latte, tieni. Ecco un esemplare di piccolo Danny che fa il pigro, perché in realtà saprebbe tenere il biberon da solo. E chi lo tiene? La mamma, è vero? Piuma, dove vai? Dove va Piuma? Era un giorno speciale per Piuma, il piccolo orso bianco. Per la prima volta suo padre aveva deciso di portarlo con sé fino al mare. Danny sta sfogliando un po' il libro. Leggi da solo, ma che bravo, bravissimo. Ok, allora parlo piano. Come vedete dietro di me il piccolino sembra essersi addormentato. Per adesso è andata molto bene. Si è addormentato mentre ero accanto a lui, quindi non ha sentito secondo me tutto questo distacco. Vedremo adesso se rimarrà tranquillo, speriamo di sì. Ok, allora adesso sono sul mio letto, mi metto un pochino a lavorare al computer perché è ancora presto e nel frattempo spero che Danny non si svegli. Come non detto, perché appena ho sentito qualcuno lamentarsi qui. Danny, amore, Danny, ti sei svegliato? Perché non fai la nanna? Mamma, mamma. La mamma è qui, amore, la mamma è qui. Mamma, con Danny. No, non posso stare nel lettino con Danny, però mi metto di fianco a te, ok? È qua la mamma, guarda, ti tiene la manina, Danny, va bene? Sta qui di fianco a te, Finché non ti addormenti, ok? Teniamo la manina, così. Mamma. Sì, la mamma è qui, Danny, la mamma è qui. Danny si è riaddormentato un'altra volta, era un po' irrequieto perché probabilmente si è svegliato, non mi ha vista lì e quindi è andato un po' nel panico, però sono riuscita a ritranquillizzarlo e quindi adesso sta dormendo, speriamo che dorma tutta la notte. Comunque mi aspettavo una reazione del genere perché è la sua primissima volta nel lettino senza la mamma. Comunque vedremo nel tempo come andrà, io spero nel frattempo che questo video vi sia piaciuto, se è così per favore lasciate un super like per supportare il mio canale, condividetelo e se non siete ancora iscritti per favore iscrivetevi, non potete di certo perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo presto con tante novità. Ciao, a presto!